Ciao a tutti, sono Andrea Pultrini, non sono un cuoco ma mi piace mangiare alla grande, per cui iscrivetevi al canale perché ne vedrete delle belle. Sotto ai video mettete pure i vostri commenti, le vostre considerazioni, i vostri disappunti, i vostri suggerimenti, insomma che io appena leggo vi rispondo, ma bando alle ciance, andiamo alla ricetta di oggi. E allora i pomodori col riso che una volta erano un piatto unico che oggi sono diventati un antipasto, sono un piatto estivo della tradizione romana. Andiamo a vedere gli ingredienti perché sono semplicissimi. Pomodori, prendete abbastanza sodi, non troppo maturi, altrimenti poi si spappolano quando li lavoriamo. Patate, io c'avevo soltanto queste due e così almeno le finisco, però metteteci quelle che volete. Sale, olio extravergine d'oliva e io utilizzo origano, indicatissima anche la mentuccia, naturalmente o mentuccia o origano, non tutte E allora, e prendiamo il primo pomodoro e gli tagliamo il cappello. Prendiamolo un po' qua perché sennò poi veramente facciamo un filetto col coltello sempre affilato. Ecco tolto il cappello. A questo punto scaviamo la polpa, lasciamogli un po' di bordo qua, attenti a non bucarlo perché poi ci servirà da involucro, e la polpa la estraiamo, ce la mettiamo da parte. Ok, questo qui è vuoto e ce lo mettiamo sulla pirofila. Prendiamo gli altri pomodori e ci facciamo con tutti quanti la stessa cosa. E allora i pomodori li abbiamo preparati, naturalmente io mi ero dimenticato il riso, eccolo qui, diciamo un cucchiaio oppure un po' di più per ogni pomodoro, poi dipende da quanto sono grossi i pomodori. E dentro questa sacchetta di pomodori, che poi me la sono un po' sminuzzata così, qua si cuocerà il nostro riso una volta che li metteremo in forno, quindi ce l'andiamo a versare. E giriamo e insieme lo facciamo stare qui per una decina di minuti e l'andiamo a condire con l'erbetta. Oggi abbiamo scelto l'origano perché secondo me c'è un sapore che si addice benissimo. A Roma si è sempre fatto con l'origano e anche con la mentuccia, come vi dicevo. Non esageriamo, insomma, con l'erbetta. Ci mettiamo il sale, quindi poco sempre di quantitativo degli aromi, così uno non si sbaglia. Saliamoli per bene. Facciamo ammollare un po' questo riso. Crudo sempre il riso, non fate come ho visto fare che lo usano già cotto, poi dopo che diventa una crema di riso dentro al forno. E ci mettiamo pure una puntina d'olio. Mi sbuccio le patate e me le faccio a tocchetti. Naturalmente tutti della stessa dimensione, così si cuociono insieme. Ok, le mettiamo in una ciotolina che poi dopo ce le condiamo col sale e una punta d'olio. E non esistono pomodori col riso a Roma senza le patate vicino. Una puntina d'olio e me le vado a disporre fra i pomodori che così prendono tutto quanto il sapore, l'acquetta del pomodoro in mezzo proprio, fra uno e un altro. Prima non l'ho detto, ma accendete il forno appena iniziate, così nel frattempo si scalda, diciamo 180-200 gradi va bene, e andiamoci a condire questi pomodori col riso che intanto si è ammollato. Che poi questo qua ce ne va poco di riso perché con la cottura, assorbendo tutta questa acquetta, si gonfia. Quindi ne riempiamo un po' alla volta e poi quello che avanza andiamo a rimpizzare il tutto. E una volta riempiti tutti, riandiamo con le capocce, i cappelli di questi qui, mettiamo ognuno il suo, ricordiamoci la dimensione perché sono quelli più piccoli e quelli più grandi, quindi a ciascuno il suo cappello. Qual era di questo? Eccolo qui, di qua. E dagli tutti un po' di sale pure sui cappelletti e inforniamoli. I tempi 40-50 minuti sono sempre indicativi, quindi quando siamo arrivati a mezz'ora, 35 minuti, noi prendiamo un cucchiaino, gli leviamo un attimo il cappello, sentiamo un chicco di riso per vedere a che punto sta la cottura, però diciamo grosso modo, insomma, assaggiamolo sempre come tutte le cose.
Proprio perché è un piatto estivo, questi qui sono buonissimi anche freddi a temperatura ambiente. E proprio perché i tempi sono sempre indicativi, li abbiamo tenuti alla fine 1 ora e 10 perché il riso ancora non si era cotto. Ma guardate quanto sono belli! Insomma, provate a rifarli così, fatemi sapere come vi vengono. Secondo me vi vengono spettacolari. Condividete il video con i vostri amici, così se li fanno pure loro. Commentate, mettete mi piace, fate quello che vi pare. Insomma, alla prossima e dagli a tutti!